Nel prossimo intervento, invece, che è un intervento doppio, diciamo, entriamo nel dettaglio degli investimenti con i tassi, in una situazione di bassi tassi di interesse che ci ricordava anche il dottor Bacca, che probabilmente proseguiranno ancora per un po'. E parliamo con Francesco Martorana, che è CEO di Generali Insurance Asset Management, e con Massimo Di Tria, che è Group Chief Investment Officer di Cattolica Assicurazioni. Con loro volevo tentare di fare un po' un'intervista doppia, ovviamente web permettendo, ovvero facendo la stessa domanda un po' a tutti e due. Dottor Martorana, volevo partire con lei. La situazione appunto dei bassi tassi, veniamo già da bassi tassi, ma dobbiamo abituarci a tenerli ancora per un bel po'. Volevo tornare sul tema investimenti alternativi. Il dottor Pieragnoli ci diceva sì, investimenti alternativi, ma c'è anche un tema di assorbimento di capitale. Come sceglierli questi investimenti? Sì, buon pomeriggio innanzitutto. Mi fa piacere partecipare a questa conferenza. Allora, mi ricollego per rispondere alla domanda a quello che diceva poco fa Alberto Vacca. Allora, innanzitutto è fondamentale partire da passività e dalla struttura dei prodotti, perché anche gli investimenti alternativi, private markets che dir si vogliono, comunque offriranno i rendimenti attesi che saranno significativamente inferiori rispetto a quelli che hanno offerto negli ultimi anni, che inevitabilmente riflettono le condizioni generali dei tassi e del fatto che il premio al rischio è compresso su tutte le asset class. Sono di meno su questi asset perché sono ad esempio esclusi dai programmi di acquisto da parte delle banche centrali, ma ovviamente c'è un effetto questo di spillover per cui anche il premio a rischio su questi attivi è molto compresso. Scusate. Quindi l'importante, credo, per qualunque direttore investimenti all'interno di una compagnia, sia dare un messaggio anche in modo chiaro ai propri colleghi, al proprio management, che la gestione degli attivi può aiutare a mitigare il problema, ma non può risolverlo. Detto ciò, per rispondere più precisamente alla domanda, quello che a mio parere, a nostro parere, è importante fare e allocare correttamente il proprio budget di rischio e anche quindi capitale regolamentare Solvency II, avendo un approccio che definirei più barrel, ovvero sia andare a ridurre l'assorbimento di capitale su quei rischi che sono poco remunerati, e un esempio fra tutti è il mismatch, ad esempio, tasso di interesse rispetto alle passività, liberare capitale da quel tipo di rischio e allocarlo invece su appunto asset alternativi che hanno un assorbimento di capitale maggiore, ma possono dare anche una redditività significativamente maggiore e hanno magari nel caso del private debt anche delle durate che sono inferiori. In generale poi ci possono essere anche altre strategie sui mercati liquidi che ci aspettiamo diventeranno più importanti all'interno del portafoglio, avranno un'incidenza maggiore e che sui portafogli che noi gestiamo per conto delle compagnie del gruppo Generali, ma per conto anche di compagnie terze, sono cresciute molto in questi ultimi anni e faccio solo due esempi. Uno è quello delle obbligazioni emesse su mercati emergenti, sia governative che corporate, e anche quelle diciamo, obbligazioni statunitensi, soprattutto corporate bond, per le quali è possibile oggi portare a casa un rendimento al netto della copertura valutaria che è comunque interessante rispetto alle alternative che offre il mercato europeo. E in più ampliando l'orizzonte perché il mercato americano è un mercato molto ma molto più grande rispetto a quello europeo, quindi c'è una scelta maggiore di emittenti e di scadenze. Grazie, dottor Martorana. Torneremo poi, volevo tornare poi sulla questione prodotti, quindi del legame che inevitabilmente deve esserci tra voi che gestite la parte finanziaria e chi poi crea il prodotto. Però volevo chiedere prima al dottor Di Tria che cosa invece sta succedendo in Cattolica Assicurazione, quindi come state affrontando voi in Cattolica questa fase di bassi, di perduranti, bassi tassi di interesse. Sì, buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito.
Ah, io sono molto d'accordo con quello che diceva Francesco, però vorrei aggiungere un paio di elementi importanti per quanto riguarda il mondo delle assicurazioni. Noi fino a qualche anno fa i tassi di interesse erano capienti, come si dice in gergo tecnico, e c'era Solvency 1. Solvency 1 era un mondo completamente diverso da Solvency 2, proprio è cambiata la filosofia di fondo. Solvency 1 aveva come obiettivo la tutela del rischio sistemico, mentre Solvency 2 ha come obiettivo filosofico principale la tutela degli interessi degli assicurati. Quindi siamo passati da un mondo con tassi di interesse capienti e attenzione al rischio sistemico ad un mondo con tassi di interesse che non sono capienti, perché sono negativi, tassi risk-free, e tutela degli interessi degli assicurati. Questa è una rivoluzione copernicana, sono due mondi diversi che richiedono due approcci completamente diversi. Su queste basi bisogna ragionare su a che cosa serve la diversificazione, no? Perché si parla moltissimo di diversificazione che è fondamentale. Ma la diversificazione, adesso qui viene fuori anche un po' la mia anima di docente universitario, la diversificazione aiuta a limitare e ridurre i rischi idiosincratici, quindi i rischi delle singole esposizioni, ma non il rischio sistemico. Il rischio sistemico si riduce solo con le coperture o con quella che si chiama portfolio insurance. Quindi non c'è da lamentarsi, non c'è da stupirsi che il Covid abbia evidenziato, no, questi rischi sistemici. È tutto assolutamente normale. Però noi quello che dobbiamo chiederci è cosa possiamo fare al di là della diversificazione che tutti evocano, ma che non serve rispetto a shock sistemici come quello che noi abbiamo visto. Allora, o riusciamo a creare delle strategie di copertura di questi portafogli, per esempio utilizzando strumenti derivati o strategie di portfolio insurance con opzioni, eccetera, che sono molto difficili oggi con le regole di Solvency 2 e con gli impatti contabili, oppure dobbiamo come dire, ragionare su come ridurre la volatilità della Solvency. La volatilità della Solvency dipende sostanzialmente dal numeratore, cioè dalla volatilità degli own funds. Quindi questo è un elemento fondamentale, un discorso un po' tecnico. Però la verità è che non possiamo pretendere che la diversificazione ci aiuti contro gli shock del sistema. Quindi ci vuole molta interlocuzione qui anche con le authority per capire come fare in modo che gli investitori di lungo periodo come noi possano recitare un ruolo di lungo periodo. Adesso riprendo quello che diceva Alberto Vacca all'inizio. La gestione attiva mi trova parzialmente concorde. La gestione attiva si può fare in sede di acquisto di titoli e si può acquistare più velocemente, meglio quando ci sono degli shock e quindi si compra meglio. Ma quando bisogna vendere nel mondo assicurativo non ce n'è gestione attiva, perché ogni volta in cui si vendono dei titoli che sono per esempio in plusvalenza, oggi fortunatamente i nostri portafogli sono tutti in forte plusvalenza. Ma ogni volta che si vanno a vendere dei titoli in una situazione come questa, si va direttamente ad impattare il conto economico, le gestioni separate, e chiaramente questo si traduce in minori redditività per gli anni successivi. Quindi bisogna essere molto cauti da questo punto di vista. Quindi noi quello che stiamo facendo è non tanto, cioè non solo aumentare la diversificazione, ma aumentare l'universo investibile. Tante asset class che fino a qualche anno fa non erano considerate dagli assicuratori e dagli investitori assicurativi come asset class importanti o su cui focalizzarsi, oggi lo sono. E penso ai mercati privati in generale, agli investimenti alternativi, ma anche all'interno della stessa classe fixed income, tanti altri cosiddetti segmenti. Diversificazione geografica a cui faceva riferimento Francesco con copertura del tasso di cambio. Cioè oggi è importante avere una visione molto molto orizzontale degli asset. Aumentare l'universo investibile e adottare una logica ESG compliant consente di avere molte più frecce nella faretra e anche
di evitare dei rischi che non sono visibili nelle analisi di breve termine, ma che invece si potrebbero concretizzare in maniera molto violenta nel lungo termine. Quindi ESG come uno strumento di risk management di lungo periodo e broadening dell'asset universe come spettro di maggiori possibilità. Però per fare questo ovviamente servono competenze, serve formazione, che è la cosa di cui si dovrebbe parlare nel nostro settore sempre, perché siamo in un momento storico di cambiamento e quindi serve una continua preparazione delle risorse, e poi partnership. Quindi le mie due parole chiave sono formazione interna e partnership esterna. Cioè bisogna trovare i partner giusti con cui collaborare, perché investire in decine di asset class, di segmenti, che fino a qualche anno fa non erano così ben conosciuti dal settore, significa anche doversi affidare a dei partner esterni che magari erano focalizzati sul private equity, sulle infrastrutture, sulle foreste, sul real estate, eccetera, già 20 anni fa per altri motivi. Quindi questo è un po' in estrema sintesi quello che noi stiamo cercando di fare per rendere più resilienti i nostri portafogli. Grazie, dottor Ditria. Volevo poi tornare sulla questione che diceva lei di aumentare dell'universo, di aumento dell'universo investibile anche in ottica di revisione di solvency. Però c'era il dottor Bacca che voleva invece intervenire su quello che diceva lei prima su questo argomento. Proviamo con i sistemi web a tentare di fare una sorta di chiacchierata. Prego, dottor Bacca. Ma niente, io volevo solo precisare, forse prima non mi sono ben spiegato su cosa intendevo per active portfolio management. Non è semplicemente quello di comprare quando il mercato, diciamo, ti offre rendimenti interessanti, perché voglio dire, noi, qual è la nostra situazione? Lato passivi siamo sempre costantemente in raccolta netta positiva, anche perché noi non abbiamo mai fatto nulla per chiudere i prodotti o per ridurre i rischi, diciamo, lato gestione separata, perché i prodotti sono, diciamo, relativamente buoni e resistenti a qualunque scenario di tasso. Dal lato degli attivi, portafoglio diversificato, è vero che se c'è un rischio sistemico colpisce quasi tutto il portafoglio, ma se la qualità da cui parte è molto alta, non c'è necessità di vendere, quindi non hai problemi di lapse sui clienti perché sei in raccolta netta positiva. Non hai problemi di ridurre subito gli asset perché parti da una posizione di relativa forza, quindi qualunque shock, tranne un caso Enron, diciamo, da doppia a default, non ti porta la necessità di vendere subito. E quindi cosa facciamo noi? Siamo entrati, oltre che comprare, la prima cosa che ho fatto a marzo è stata quella di comprare un macro hedge che copriva tutta la parte del portafoglio credito debole, quindi collegato al crossover e al main, in maniera tale da coprire tutta la parte, diciamo, del portafoglio che intendevo coprire. Poi, passata, diciamo, finito il momento di altissima volatilità, quando i mercati rientravano, ho monetizzato l'hedge finanziando, diciamo, con i capital gain la riduzione delle posizioni più deboli del portafoglio, perché dei settori che erano molto impattati dalla pandemia, malgrado si partisse da un alto rating, come anche delle singole A sono diventate doppie B, lì c'era la necessità di intervenire e vendere, ma fatto dopo, quando il mercato dei bond si era un po' liberato e consentiva queste vendite senza entrare in situazioni drammatiche come sarebbe stato subito. E dal lato attivi invece sfruttare quelle che sono state le opportunità, che sono d'accordo che diciamo la diversificazione geografica è fondamentale. Noi siamo entrati soprattutto a sfruttare quello che è stato lo shock sul mercato del dollaro con le banche americane che non riuscivano a finanziarsi. Abbiamo comprato delle Goldman Sachs a 3,81% di rendimento. Quindi bisogna essere, secondo me, active significa questo, avere la possibilità di gestire in questo modo. Si parte dal portafoglio il più diversificato possibile, ma sono d'accordo con te che la diversificazione da sola, diciamo, no, non basta, diciamo, bisogna tenerla altissima la qualità di credito iniziale. Io il punto che volevo fare io preferisco un portafoglio più liquido piuttosto ad avere delle posizioni liquide, magari di credito con leva, che in una situazione del genere sei colpito senza poterti difendere. Grazie, dottor Bacca. Dottor Liria, la faccio rispondere dopo, però volevo tornare su un'altra questione, quella dei titoli di Stato. Ovviamente diversificazione quando c'è uno shock complessivo non può essere sufficiente, ma le compagnie italiane sono molto concentrate
sui titoli di Stato, ancora sui BTP. Il dottor Piragno ci ha fatto vedere una fotografia. Se non sbaglio, gli ultimi dati erano di 400 miliardi a livello ovviamente di sistema in Italia, quindi le compagnie sono ancora molto investite in quelle. Voi state in qualche modo riducendo questa componente anche a vantaggio delle altre tipo di asset class che segnalavate prima, dottor Martorana? Ma allora, noi abbiamo avviato già anni fa un processo di diversificazione molto graduale, qui senza, diciamo, azioni repentine, ma continuando su questo corso con, diciamo, costanza, e continueremo a seguirlo. Quello che è molto importante e abbiamo fatto in passato, le compagnie del gruppo Generali hanno fatto, è stato anche di gestire oculatamente la raccolta, per cui negli anni precedenti, in cui ancora i rendimenti dei BTP erano in termini assoluti piuttosto interessanti, gestendo la raccolta e limitando, quindi limitandola soprattutto sui prodotti tradizionali, questo ci ha consentito anche di non dover reinvestire volumi importanti sui BTP stessi. Ad ogni modo, bisogna anche prendere coscienza del fatto che con un rendimento decennale del BTP che è oggi sotto i 60 basis point, ormai nemmeno più il BTP può garantire quella redditività necessaria. Aggiungerei un ultimo punto, c'è poi ovviamente una considerazione più generale da fare, per cui probabilmente il rischio spread che comportano oggi i BTP in questo nuovo contesto, diciamo, pandemico, è probabilmente significativamente migliore rispetto a quello che potevamo avere due o tre anni fa. E citare un numero, non dobbiamo dimenticare che ormai più del 20% del debito pubblico italiano è detenuto dalla Banca d'Italia per conto dell'Eurosistema, e la BCE coprirà tutte le emissioni nette del tesoro per il prossimo anno, quindi non voglio risultare eccessivamente ottimista, però di fatto siamo in una situazione dove gran parte del debito italiano pubblico, come quello degli altri paesi, è stato in modo più o meno surrettizio monetizzato, e la banca centrale di fatto coprirà tutte le missioni per l'anno prossimo. Grazie, dottor Mazzolana. Quindi, dottor Di Ria, non c'è, insomma, l'emergenza spread, fortunatamente non c'è l'emergenza spread, ma forse state facendo un'azione sui titoli di Stato? No, allora, questo è un tema che mi sta molto a cuore. Intanto dobbiamo dire che i titoli di Stato italiani hanno reso benissimo negli ultimi anni. Diciamo, da quando è nata Solvency II a oggi, è una delle asset class che ha reso di più in assoluto, che ha dato più soddisfazioni in assoluto. Quindi cominciamo col chiarire questo aspetto, perché noi da italiani abbiamo sempre questo vizio, no, di parlare male di casa nostra. Il debito di Stato italiano è gestito benissimo, ha reso bene, ha avuto il problema di essere particolarmente volatile per motivi politici più che economici, e questo sicuramente può non essere positivo, soprattutto per gli investitori che non possono tollerare una certa volatilità. Ora, per investitori come le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, che sono investitori di lungo periodo e non sono costretti a vendere quando c'è volatilità, generalmente questo non dovrebbe essere un problema. Perché negli ultimi anni è stato anche un po' un problema, perché Solvency II ha una modalità di calcolo del Solvency Ratio che dal mio punto di vista è un pochettino rigido sulla modalità di calcolo degli own fund. Quindi gli own fund sono valutati con un approccio mark to market, per cui dal mio punto di vista, diciamo, la volatilità di un hedge fund o di un private equity non dovrebbe essere messa allo stesso livello della volatilità di un titolo governativo a reddito fisso che, avendo il pull to par, torna a 100 se non lo si vende. E per investitori come noi col ciclo invertito, nessuno mai venderebbe dei bond in minusvalenza potendoli tenere fino a scadenza, no? Per cui diciamo che c'è un po' un ingigantimento di questa problematica, almeno per i titoli investment grade. Poi sul sub investment grade io sono molto cauto a tutti i livelli, però per i titoli di Stato investment grade io credo che ci sia un po' una distorsione del meccanismo
anche perché assorbono capitale zero, ma poi danno volatilità agli on fund, quindi contribuiscono al numeratore e al denominatore in maniera non coerente. Questo è un tema che noi discutiamo da tanto tempo con i regolatori e speriamo, diciamo, che si possano fare dei progressi in questo senso. Però detto questo, anche noi stiamo facendo già da molto tempo aumenti di diversificazione dei portafogli. Qualunque asset sia concentrato deve essere diversificato, sia esso BTP o qualsiasi altro, non c'è distinzione. Quindi questo sicuramente lo stiamo facendo, però come dicevo prima, la velocità con cui si può fare turnover di portafoglio dipende da tanti fattori. E qui rispondo anche al commento di Alberto Vacca. Chiaramente se c'è una raccolta netta positiva dei portafogli e si parte da un livello di qualità medio-alto, ovviamente è tutto più semplice, perché come dicevo prima, in acquisto si può accelerare quando le condizioni di mercato sono migliori con una gestione attiva. In vendita invece è molto più difficile, perché si rischia di avere degli impatti a PNL. È chiaro che mediamente siamo fortunati di lavorare in settori dove la raccolta continua ad essere buona. Però è anche vero che quando si parla di vita e di gestioni separate, ci sono anche gestioni separate in run-off, e quindi per esempio quelle vanno gestite con un'ottica di asset liability management, e quelle vanno in smontamento, per cui bisogna utilizzare delle logiche che sono diverse da quelle del tradizionale, diciamo, gestione attiva, ma sono più logiche di asset liability management. Quindi sono perfettamente d'accordo, dico solo che vanno calibrate queste cose in base al singolo portafoglio. Diciamo poi detto questo, sempre sul tema dell'Italia, un ultimo commento su che cosa significa per degli investitori assicurativi investire in risk free. Il nostro risk free non è necessariamente il Bund tedesco, no? Il nostro risk free è un mix di portafoglio che abbia una duration paragonabile alla duration delle nostre liabilities e che sia anche ben correlato al cosiddetto portafoglio EIOPA, perché esiste un meccanismo in Solvency II per cui la volatilità di breve periodo dovrebbe essere sterilizzata dal volatility adjusted cosiddetto. Quindi investire in modo correlato al volatility adjustment consente di avere una sterilizzazione della volatilità, perché diciamola tutta, cioè il vero rischio non è il rischio di aumento dello spread, di aumento dei tassi. Se i tassi di interesse aumentassero, la nostra industria ne guadagnerebbe tantissimo. Il vero rischio per la nostra industria è avere tassi molto bassi per molto tempo, non avere tassi in aumento, per cui bisogna creare della resilienza di portafoglio ai tassi bassi, per poi giocarsi molte più carte nel momento in cui i tassi di interesse dovessero riprendere a salire. Come sempre non saliranno in maniera del tutto graduale, ci saranno degli strappi, ci sarà un po' di volatilità, ma a quel punto per noi assicuratori sarà solo un vantaggio. Grazie, dottor Bisria. Volevo tornare con entrambi, in realtà, sulla questione Solvency II. Diceva prima il dottor Bisria che ovviamente vi state guardando su un universo di investimenti più ampio. Questo però si scontra in qualche modo con l'assorbimento di capitale che c'è stato finora, che c'è tuttora su alcuni investimenti previsti da Solvency II. Cosa vi aspettate dalla revisione di Solvency II, dottor Martorana? Sì, allora la revisione del 22 sarà a nostro parere un fattore chiave per tutta l'industria, con effetti che probabilmente abbiamo iniziato a vedere quest'anno, perché dalle evidenze abbiamo molti assicuratori, e direi soprattutto fuori dall'Italia, ad esempio a Francia o alla Germania, soprattutto assicuratori piccole e medie dimensioni, hanno iniziato un po' a posizionarsi per questo cambiamento, e crediamo che questo trend continuerà. L'impatto più importante, a nostro parere, verrà sicuramente dalla revisione del trattamento del rischio tasso di interesse in due direzioni. La prima è la revisione del cosiddetto last liquid point, che in poche parole porta comunque a una riduzione dei tassi di sconto sulla parte a lungo dell'acqua che sono
focalizzati sulle riserve tecniche, quindi porterà ovviamente a un incremento delle passività sui bilanci delle compagnie. Non dimentichiamoci che oggi la curva che viene utilizzata soprattutto per effetto del cosiddetto anchoring e di come viene fatta l'estrapolazione, è una curva che paragonata ai tassi di mercato è assolutamente diciamo irrealistica e troppo generosa. Il secondo cambiamento sarà legato al fatto che oggi la standard formula non prevede diciamo degli shock negativi quando i tassi di interesse partono già l'essere negativi, come succede sulla curva swap ormai praticamente su tutte le scadenze, e chiaramente una modifica in questo senso aumenterà anche l'SCR, quindi il capitale richiesto sul rischio tasso. È ovvio che queste modifiche avranno un impatto, diciamo, al margine, decisamente limitato per le compagnie e gruppi di maggiori dimensioni, perché adotta già un modello interno, ha già incorporato questi fattori nei propri meccanismi di calcolo, avrà invece un impatto, a mio parere, sproporzionato su tutti quegli operatori che non solo adottano la standard formula, ma che poi hanno tarato le loro politiche ALM solamente su una visione regolamentare e non economica. Questo al lato pratico che cosa porterà? Porterà a far sì che ci sarà, ad esempio, molta più domanda per governativi con cadenze molto lunghe. In Italia, forse fortuna, diciamo, le passività legate soprattutto ai prodotti pensionistici nei portafogli assicurativi sono tutto sommato limitate. Se pensiamo alle assicurazioni, ad esempio, tedesche, francesi e olandesi, ci sono passività con scadenze lunghissime, prodotti a premi ricorrenti, e questa cosa ha già generato domanda, ad esempio, per obbligazioni a 100 anni a rendimenti che sono inferiori all'1%. Questo solo per fare un esempio. Per dare un numero, diciamo, le stime con le ultime diciamo, indiscrezioni su quello che potrebbe essere il punto di caduta tra i regolatori e l'industria sullo sconto e passività, stimano un aumento delle riserve tecniche dell'Europeo di circa 300 miliardi di euro. Questi sono diciamo, passività che appariranno sui bilanci di compagnie che andranno coperti. Grazie, dottor Mastrana. Dottor Vitria, se non sbaglio voi avete la formula standard in cattolica o state Sì. lavorando al modello interno, giusto? Che impatto vi Sì. aspettate voi? No, Sì, io sono molto d'accordo con quello che diceva Francesco. Ci sono questi cambiamenti all'orizzonte che sono, allora, dal punto di vista del sconto, tassi di sconto delle liabilities, questo è il tema centrale, perché anche durante la crisi da Covid, la volatilità che si è vista nei solvency ratio è stata dovuta più al tema delle liabilities, cioè molte compagnie non sono mai andate in minusvalenza netta sugli attivi, sono rimaste in plusvalenza netta, ma hanno comunque sperimentato volatilità della solvency. Questo perché quello che fa veramente male in questo approccio modellistico è avere dei tassi di sconto particolarmente bassi. Quello che diceva Francesco potrebbe esasperare ulteriormente questa situazione. Tra l'altro, diciamo, ricordo a tutti gli esperti di solvency che quando, diciamo, è nata l'idea di differenziare i modelli standard dai modelli interni, l'idea non era quella di penalizzare chi adottava i modelli standard, l'idea era quella di dare ai gruppi internazionali con operations in vari paesi la possibilità di riconoscere la diversificazione geografica che il modello standard non riconosce. Per cui adesso bisognerà fare in modo, dal mio punto di vista, che non ci siano altre variazioni legittime, perché il modello è fatto e si deve evolvere, che le evoluzioni dei sistemi non creino penalizzazioni per chi adotta il modello standard rispetto al modello interno, perché il modello standard è un modello EIOPA a tutti gli effetti e non mai c'è stata la volontà di differenziare i due modelli. Se non per appunto un discorso di
di approccio internazionale per stimolare i grandi gruppi a dare un contributo sull'evoluzione modellistica. Quindi questo è un tema di grande attenzione. Ci sono però altre cose che potrebbero cambiare in positivo, perché Francesco ha toccato giustamente i temi più critici, quelli di cui ci dobbiamo preoccupare, però ci sono anche delle cose positive, per esempio tutto il tema del long term equity investment, quindi diciamo lo sconto di capitale per gli investimenti in equity sia quotato che non, quindi infrastructure equity, private equity, equity quotato. Esiste questa norma già da luglio 2019, ma che sappiamo diciamo non essere esattamente implementabile per via di alcune tecnicalità come il ring fencing degli asset, e io ho buone speranze che nella review di Solvency 2 possa essere rivista questa parte, che quindi possa finalmente diventare applicabile la riduzione di capitale al 22% per questi investimenti che siano detenuti nel lungo periodo. Sono molto molto ottimista su questo. E un altro aspetto che vorrei citare, in cui sono diciamo meno ottimista, ma ci spero molto, è il tema dell'ESG, cioè il fatto di poter avere un riconoscimento più formale del ruolo che debbono avere gli investimenti ESG compliant anche da un punto di vista di assorbimento di capitale, perché c'è un grande consenso sul fatto che un investimento ESG compliant, per quanto sia difficile adesso definire la tassonomia, ma ci si sta lavorando a livello europeo, un investimento ESG compliant non può assorbire lo stesso capitale di uno che non è ESG compliant. Cioè un investimento in una centrale nucleare di vecchia generazione e un investimento in un impianto di energia rinnovabile ad oggi assorbe lo stesso capitale, e questo secondo me è un problema che va affrontato. Io mi auguro che venga affrontato con un approccio semplificato tipo di ESG factor, che possa diciamo riconoscere un minor assorbimento di capitale. Detto questo, però, faccio l'ultima battuta: l'assorbimento di capitale è il minore dei problemi delle compagnie di assicurazione europee. Questo è un altro tema, tutti si focalizzano sull'assorbimento di capitale, non voglio sminuirlo, ma se voi andate a vedere l'assorbimento di capitale come si è evoluto dalla nascita di Solvency 2 ad oggi, è un numero che praticamente non si muove, si muove pochissimo e molto sticky. Quello che cambia è la volatilità degli own fund, è il numeratore di questo benedetto solvency ratio. Quindi la normativa dovrebbe dire qualcosa in più su come modellare gli own funds, perché quello fa la differenza tra un numero di solvency solido e uno meno solido, e tra una solvency stabile e una solvency meno stabile. Quindi il mio auspicio è che anche i regolatori diciamo si focalizzino un po' di più sul ratio per intero e non solo sull'assorbimento di capitale. Grazie dottor Disia. Volevo proprio con una battuta finale, perché abbiamo finito il tempo, però volevo chiedervi, diceva prima il dottor Martorana che la gestione degli attivi non può essere la soluzione di tutti i problemi, che quindi deve esserci un dialogo anche con chi crea i prodotti poi, no? E quindi cambiare un po' il mercato. Finora le compagnie hanno venduto gestioni separate con capitale garantito grazie ai buoni BTP che ci ricordava prima il dottor Di Tria. In qualche modo si deve intensificare questo dialogo tra voi che gestite gli asset e chi poi crea il prodotto. Proprio con una battuta, perché abbiamo un minuto. Prego, dottor Martorana. Sì, assolutamente, credo nell'evoluzione del ruolo di, diciamo, del direttore investimento in una compagnia è fondamentale la comunicazione e il coinvolgimento nel design dei prodotti il più possibile in una fase preliminare. E aggiungerei anche un altro elemento che riguarda proprio la definizione anche delle politiche ESG, perché ciò che conta non è soltanto l'adesione sulla parte delle politiche di investimento ad approcci ESG, ma anche poi la coerenza con ad esempio le politiche di sottoscrizione o anche con le politiche di gestione delle risorse umane. In questo credo che chi lavora sulla parte investimenti ed è più esposto anche al trend ESG sa fare all'interno delle compagnie da ambasciatore con il resto del management sull'importanza di queste tematiche su ambiti più diciamo assicurativi o operativi. Grazie, dottor Di Tria. Sì, io aggiungo soltanto che
importantissimo per chi fa il mio mestiere essere coinvolto nei nuovi prodotti. Questo lo facciamo già da diversi anni, lo ricordava anche Alberto Vacca. I problemi principali che noi oggi vediamo sono sul backbook, non sono sui prodotti che sono stati concepiti dopo la nascita di Solvency 2. Tanti prodotti sono nati 20-30 anni fa e poi Solvency 2 ha cambiato le regole con cui questi prodotti potevano essere gestiti. Quindi questo è un altro tema su cui il regolatore penso debba fare una riflessione quando i tassi poi sono diventati negativi. Io aggiungo però un elemento: non solo il direttore investimenti deve entrare di più nel merito dei prodotti, questo è ovvio, però anche c'è un tema di distribuzione, di tempistica della distribuzione. Quando i tassi sono molto bassi c'è una filosofia distributiva che può cambiare, per esempio nei prodotti multiramo si mette insieme la parte di gestione separata con dei prodotti più capital light ma che hanno un maggior upside, no? Quando i tassi di interesse sono bassi l'economia reale ne beneficia e quindi i prodotti capital light possono dare anche molti più vantaggi per i clienti stessi. Quindi secondo me le filosofie distributive anche dovrebbero essere molto più legate all'andamento dei mercati, quindi distribuire di più capital light quando i tassi sono bassi e distribuire più prodotti tradizionali quando i tassi sono alti. Questo non solo tutela le compagnie assorbendo meno capitale, ma soprattutto tutela e dà un buon servizio, un servizio di nudging, per dirla come lo dicono gli economisti comportamentali, a beneficio dei clienti e degli assicurati.